Buongiorno, io sono Daniela Antonietti e vi voglio semplicemente illustrare molto brevemente quelle che sono le attività di competenza dell'area. Noi ci occupiamo di promuovere e accrescere le competenze e le conoscenze in campo ambientale. E attraverso diversi strumenti. Il primo di questi strumenti sono i corsi di formazione ambientale che progettiamo e realizziamo per valorizzare e accrescere le competenze tecnico-scientifiche in campo ambientale degli operatori tecnici, sia delle agenzie regionali, sia di ISPRA, quindi del sistema agenziale, ma anche di altri tecnici, di altri enti locali e di altri istituti di ricerca. E di altre amministrazioni che si occupano di protezione dell'ambiente. L'altro strumento che noi mettiamo in atto è quello di progettare e realizzare iniziative di educazione ambientale orientate alla sostenibilità. Sono iniziative che noi realizziamo soprattutto per promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e promuovere quindi l'acquisizione di comportamenti maggiormente sostenibili. Sono iniziative che rivolgiamo sia agli studenti ma anche alla cittadinanza in generale. L'altro strumento di cui appunto abbiamo un esempio oggi è lo strumento della promozione di progetti di alternanza formazione e lavoro che si concretizzano poi in diversi istituti che sono appunto l'Istituto del Tirocinio di Formazione che è rivolto principalmente a giovani studenti universitari o studenti di scuole di alta formazione. Oppure a ragazzi come voi che oggi quindi stanno iniziando un percorso di alternanza scuola-lavoro. Tutte queste iniziative, tutte queste attività noi naturalmente le svolgiamo e le progettiamo e le realizziamo sempre in stretta collaborazione con gli esperti tecnici di ISPRA, gli esperti tecnici del sistema agenziale, sia in ambito nazionale ma a volte anche nell'ambito di progetti europei. Per quanto riguarda queste attività, questa iniziativa, quindi alternanza scuola-lavoro, diciamo che il nostro impegno è partito già dal 2016 con la sottoscrizione di un'apposita convenzione con il MIUR proprio per l'alternanza scuola-lavoro e questo nostro impegno in questa attività di costruire una sinergia, una collaborazione continuativa con l'università e con il mondo della scuola l'abbiamo anche confermata lo scorso anno con la sottoscrizione di uno specifico accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. Per il resto lascio la parola alla dottoressa Elvira Gatta che spiegherà più in dettaglio come sono stati progettati e realizzati questi percorsi di alternanza scuola-lavoro. Ok.